anche degli obbligazionisti subordinati che avrebbero visto le obbligazioni convertite in azioni e quindi una dotazione patrimoniale che in quel momento era indispensabile, perché c'era un deficit di un po' più di 15 milioni, mi pare. Il processo si è bloccato per effetto della posizione assunta dalla Commissione Europea. Qual era? Che il fondo non potesse intervenire perché erano sennò aiuti di Stato, insomma detto in modo grossolano, ma la verità è questa. Certo, perché c'era un ruolo di Banca d'Italia che faceva sì, che è stato ritenuto che imprimesse una connotazione pubblica all'intervento del fondo, però poi, come forse sapete, sia il Tribunale che la Corte di Giustizia hanno ritenuto che fosse sbagliata questa posizione, quindi ha annullato il provvedimento. Alla luce di quello che è accaduto dopo, se l'intervento fosse stato fatto, si sarebbe fatto. Che poi l'intervento fosse in concreto sufficiente per il salvataggio, questo l'avremmo visto quando poi le attività fossero state svolte. Ma insomma, la valutazione era stata fatta per l'Etruria e per le altre tre banche. Insomma. Ecco, quindi la valutazione di quel momento era nel senso che la possibilità di intervento del fondo esisteva e che quindi si poteva fare un'operazione diretta a rimettere auspicabilmente le banche in sesto, poi dopo si sarebbe visto in concreto. Il fondo non ha mai deliberato l'intervento dell'Etruria, l'unico intervento di queste quattro banche è stato quello di Ferrara, perché è partito prima, era avvenuto nel mese di luglio. Etruria non si è fatta a tempo, si è istruito tutto il quello che doveva essere accertato, però poi la deliberazione completa non c'è stata. Il presidente del fondo Maccarone, che ha confermato quello che aveva già detto in un altro tribunale, che Banca Etruria si poteva salvare. Il fondo interbancario era già pronto, aveva già fatto tutta l'istruttoria per salvare la banca del nostro territorio. Invece decisioni politiche che partivano dall'Europa hanno impedito in maniera vergognosa questo salvataggio. Ho stabilito che la Corte di Giustizia e il Tribunale Europeo hanno stabilito che la decisione della commissaria europea Vestager alla concorrenza, la sua decisione fu del tutto illegittima. Qualcuno ha parlato di un obbrobrio giuridico, per questo che ha fatto bene il presidente Maccarone a ribadire che tutto era pronto per salvare Banca Etruria.